Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi. Bene, vogliamo subito entrare nel vivo del tema, in quanto abbiamo voluto fermare tutti quanti i video che stiamo preparando per dedicarci a questo. Come ben sapete, il 6 dicembre dell'anno in corso, 2017, si è concretizzato un avvenimento a dir poco epocale. Gli Stati Uniti hanno deliberato o legiferato, che poi non è proprio corretto dire questo, poi spiegheremo il perché, che secondo loro Gerusalemme diventa la capitale di Israele. Bene. Ora qualcuno può pensare che magari Trump si sia svegliato una mattina e abbia deciso una cosa del genere. Come dire, no? Si sa che Trump ha un carattere un po' particolare, no? E quindi che questa sarebbe potuta essere una sua sparata. Bene, così non è. Pertanto vogliamo subito dire che la prima parte di questo video verterà su un discorso totalmente politico e poi la seconda parte entreremo in quello che è la nostra materia, appunto la Bibbia e nello specifico l'escatologia. Pertanto chi si sintonizza per la prima volta nel nostro canale sappia che questo canale si dedica allo studio della parola di Dio, quindi se non siete d'accordo, casomai guardatevi solo la prima parte e poi la seconda parte tranquillamente, non guardatela. Diciamo questo perché noi cristiani ci distinguiamo dal fatto che noi, quando facciamo proselitismo, e lo facciamo, noi evangelizziamo, ma noi non obblighiamo le persone a credere. Ok? Questo lo fanno altre persone, anche i cosiddetti cristiani nel mondo che hanno perseguitato e hanno ucciso, quelli non erano cristiani e ancora oggi non lo sono. Il vero cristiano non uccide per creare proselitismo. Okay. Quindi Gesù ha detto: volete andare via anche voi? E si stava riferendo ai propri discepoli, ai propri apostoli, eppure loro volontariamente hanno deciso di seguirlo. E così siamo noi. Chi volontariamente vuole ascoltare la parola di Dio? Noi siamo felici ed esortiamo a fare questo, ma chi non lo vuole fare, la porta è aperta e se ne può tranquillamente andare. È un onore ascoltare, la parola di Dio. È un onore, gloria a Dio. Lo diciamo con molto rispetto, ma con altrettanta franchezza. Pertanto vogliamo subito entrare però in tema politico perché per capire se le profezie si stanno compiendo, dobbiamo conoscere lo scenario politico, lo scenario storico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante. Bando alle ciarle ed entriamo subito nel vivo di quello che appunto sarà l'oggetto: Gerusalemme, capitale di Israele. Bene. Anche se non è Trump che lo deve decidere, perché questo è stato deciso da Dio, ma farà parte appunto della seconda parte. Allora, che cosa succede? Come già detto, lo vogliamo ripetere, Trump non si è svegliato la mattina del 6, okay, dicembre del 2017 e ha legiferato appunto quanto stiamo discutendo. No, questa storia qui, per quanto riguarda solo gli Stati Uniti d'America, okay, nasce nel 1995. Infatti, fino al 1995 nessuna nazione al mondo, per quello che ci riguarda, se sbagliamo correggetemi, correggeteci, nessuna nazione al mondo ha mai riconosciuto formalmente che Gerusalemme fosse la capitale di Israele. Mai nessuno lo ha fatto. Dal 70 d.C., quando gli ebrei, che Dio benedica il popolo ebraico, noi amiamo molto gli ebrei e li benediciamo, come dice la scrittura, che chiunque sia cristiano è tenuto a benedire gli ebrei, come è scritto appunto nella Genesi, perché gli ebrei sono popolo di Dio.
anche se non sono salvati per questo, perché la salvezza sia in Cristo Gesù. Chi ha Gesù ha la vita, cioè la vita eterna. Chi non ha Gesù non ha la vita. Loro non hanno Gesù, non hanno la vita, ma non per questo non sono popolo di Dio e non hanno le promesse di Dio che sono state fatte ai padri in virtù di patti. Ci sono ben 6 patti veterotestamentari e l'ultimo patto, che è il 7º, lo ha fatto Cristo. Scusate se ho aperto una parentesi spirituale, è più forte di me. Ma torniamo al discorso geopolitico. Via. Quindi dal 70 dopo Cristo, quando Tito, principe Tito, si può definire principe Tito perché era figlio di Vespasiano, che Vespasiano era l'imperatore. Sottolineo questo, alta parentesi spirituale, perché Daniele 9:27 proprio parla di un principe. Gloria a Dio. 9:26 e 27 stanno a cavallo, insomma, perché poi 9:27 si entra nell'ultima settimana apocalittica, quindi ho un po' sbagliato, no, 26/27. Quindi da quel momento gli ebrei vengono cacciati fuori, questo per profezia, no, dalla loro terra, e da allora sono stati sempre, come dire, pellegrini fra le nazioni. Questo anche per profezia. E poi è stato altresì profetizzato che sarebbero dovuti ritornare, ed è avvenuto esattamente nel 1947/48, con risoluzione ONU 47 del 1947, la numero 181, dove c'erano scritte, o ci sono scritte, insomma, determinate cose. Quindi da quel momento loro entrano e vabbè, vengono subito attaccati, eccetera, eccetera. Ma adesso fossilizziamoci su Gerusalemme. Quindi da quel momento, ok, subito dopo, no, poco prima, nel 1945, erano state create le Nazioni Unite. Tutto nasce da, diciamo, da queste date, per quanto riguarda gli ultimi tempi. E comunque dal 1948 fino al 1995 mai nessuna nazione si era pronunciata sul fatto che Gerusalemme fosse la capitale di Israele. Che succede? Nel 1995 il congresso fa, il Senato, il Congresso americano, nordamericano, fa una legge. In questa legge, appunto, viene legiferato che gli Stati Uniti di America riconoscono per legittimità che Gerusalemme per loro è la capitale di Israele e non Tel Aviv. E quindi a quel punto è necessario che gli Stati Uniti possano spostare la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Bene. Voi sapete che quando le cose si concretizzano secondo il volere di Dio, sapete che il Satanasso di turno non si sta quieto, no? Satana è una figura reale. Questo è un canale cristiano e quindi noi insegniamo in questo modo. Quindi chi è ateo, chi non è d'accordo, ci dispiace fino all'osso, ma piangere non posso. Ragion per cui, che succede? Insomma, si concretizzano una serie di eventi abbastanza che vanno in opposizione a questa cosa e tirano fuori, diciamo, avvalendosi della giurisprudenza, delle leggi nordamericane, praticamente non è che annullano questa legge, la legge rimane, ormai è stata fatta, però in virtù di una postilla, non so come definirla, fanno sì che di volta in volta, ogni 6x6, ogni 6 mesi, ok, questa legge viene fermata e posticipata di 6 mesi. No, aspettate, fermiamola fino a 6 mesi, fino a 6 mesi, poi tra 6 mesi ne riparliamo per metterla in pratica. E passano i 6 mesi,
dopo i primi 6 mesi rifanno la stessa cosa. E questa macchinazione roccambolesca, se vogliamo, è andata avanti fino adesso. Cioè ogni 6 mesi tutti i presidenti degli Stati Uniti si ritrovavano un pezzo di carta sulla scrivania dove appunto loro dovevano firmare, o chi per loro, mo adesso non so bene come funzioni, comunque è sempre il presidente che deve portare avanti questo negli Stati Uniti, quindi tutti i presidenti hanno sempre firmato per rimandare appunto questa legge che è sempre esistita dal 1995. Quindi non è che mo Donald Trump si sia svegliato una mattina, ok, e abbia detto: sapete che c'è? Facciamo così. No, questa è una cosa antica. Interessante notare come nella campagna elettorale Trump, tra le tante cose che ha detto, ha fatto presente appunto che esisteva questa legge e che lui comunque avrebbe ottemperato questa volta nel non firmare la classica posticipazione, e quindi perché ormai, insomma, questa legge è giunto il tempo che si deve concretizzare. Interessante notare che tutto questo si è concretizzato nel 2017, esattamente 70 anni or sono, o 69 anni or sono, dipende se vogliamo collocare l'inizio dell'orologio profetico nel 1947 con la risoluzione ONU 181, ovvero l'anno dopo, subito dopo, insomma pochi mesi dopo, poi è stato l'anno dopo nel 48, quando appunto gli ebrei fisicamente poi hanno appunto messo il piede nella loro terra natale di origine, storicamente parlando, eccetera, eccetera, eccetera. Per chi lo vuole accettare, per carità di Dio, noi siamo cristiani e accettiamo la Bibbia, eccetera, eccetera, eccetera. Che succede? Che sei mesi fa, il Congresso, il Senato nordamericano, all'unanimità fa sì che questa legge, o chiede che questa legge, o legifera che questa legge, mo bene come sono andate le cose da un punto di vista burocratico non lo sappiamo, non siamo accademici per quanto riguarda la giurisprudenza nordamericana. Comunque il Senato, il Congresso nordamericano, 6 mesi fa ha voluto, ok, che questa cosa si concretizzasse all'unanimità. Benissimo. E quindi Trump semplicemente il 6 dicembre non ha fatto altro che appunto concretizzare quanto stiamo dicendo. Bene, ma non è tutto. Siccome nel mondo non succede nulla perché ops è successo questo, no, nel mondo tutto ciò che succede succede perché deve succedere, nel mondo non cade una foglia senza che questo sia stato voluto da chi appunto si trova all'apice della piramide, per usare appunto un linguaggio massonico, visto che poi chi governa il mondo, ok, è diciamo in parte la massoneria, in altra parte, anche se è sempre una sorta di massoneria, il mondo più potente al mondo, scusate il gioco di parole, che è appunto Babilonia la Grande. Chi come Babilonia la Grande? E quindi c'è tutto un intreccio, insomma, che è veramente qualcosa di allucinante, e sono i potenti del mondo, coloro che servono a questi spiriti che si trovano nell'aria, il cui capo appunto è Satana. Ma adesso questa è un po' un'altra storia, torniamo alla parte materiale. Il fatto che tutto questo si sia concretizzato, come già detto, appunto, non nasce da un caso fortuito. Nel 2017, sempre nell'anno in corso, oggi è 9 dicembre,
In quest'anno, se voi avete seguito un po' i movimenti di Trump, che si sta muovendo a destra e a sinistra per tutto il pianeta, l'ultimo viaggio che ha fatto è stato appunto dalle parti dell'Asia, insomma Cina, Filippine, Giappone, insomma tutte quelle nazioni lì, Corea del Sud, per appunto far notare la propria presenza, per vendere anche armi, perché Trump, tutto sommato, oltre che a portare avanti un certo disegno, apro una piccola parentesi geopolitica nel nostro piccolo, per carità, non siamo accademici, però siamo persone che seguono le notizie, quindi ci facciamo 2 più 2 fa 4, perché a un certo punto Trump ha detto, questa è una parentesi sempre di geopolitica, Trump nella sua campagna elettorale ha detto: io farò crescere i posti di lavoro negli Stati Uniti. E quindi è stata una promessa elettorale. Allora, che cosa è successo? Che a un certo punto noi abbiamo notato che in questo viaggio che lui ha fatto, appunto quello appena citato, lui ha fatto dei contratti pazzeschi, anche altri ne ha fatti, ma adesso parliamo di quest'ultimo, di questi ultimi, e ha fatto dei contratti pazzeschi in vendita di armi. E nel fare questi contratti, lui ha fatto dei discorsi dove lui stesso ha pronunciato delle parole, adesso io a memoria non me le ricordo, vi do il senso, proprio le parole che lui ha detto esattamente non le ricordo, ma il senso è questo: lui davanti a tutti i mass media, con i giornalisti, i microfoni, nelle sue conferenze, come usa fare, ha detto: ebbene, insomma, fare queste cose, non so, non mi ricordo come l'ha messa, ha detto questa vendita di armamenti creerà posti di lavoro, milioni di posti di lavoro. Al che ci siamo ricordati, aspetta un po' un attimo, ma questo qui aveva detto nella campagna elettorale che lui avrebbe creato dei posti di lavoro appunto negli Stati Uniti. E siccome la sua figura negli Stati Uniti non è molto ben vista, lui ha bisogno di prendere forza in questo senso qui, e questo tutti i presidenti del mondo, quando hanno la nazione contro, può addirittura costargli il posto, quindi lui ha usato questa cosa qua poi a sua volta anche per beneficio proprio personale. Giusto o sbagliato è quello che pensiamo, come di 2 più 2 fa 4, è una verità assoluta. Secondo noi, voi che ne pensate? Eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, chiudo parentesi. Torniamo appunto. Ma prima di questo, prima che lui andasse in Asia, lui molti mesi fa e indietro andò in Riyadh, che è la capitale di Arabia Saudita. In Riyadh fece qualcosa di analogo, fece dei contratti ultramiliardari con gli arabi in vendita di armi, e quindi lì non so se l'abbia detta sta cosa qua dei posti di lavoro, ma è chiaro che se l'ha detta dopo vale anche per prima. E voglio dire, come di tanto sciocco non è st'uomo, perché molti dicono che è sciocco. Beh, oddio, che sarà, che sia un soggettino un po' particolare, non lo mettiamo in dubbio. Attenzione, noi, no, fammi fare una premessa, noi siamo apolitici, Noi proprio la politica ci raddrizza, cioè noi siamo contro quei cristiani che fanno politica, perché sono condannati da Dio. Attenzione, chi fa politica non è roba da Dio, Dio ha separato nell'Antico Testamento ordine religioso e ordine politico. Il decadimento poi è venuto con i Maccabei, proprio per questo, perché poi i Maccabei hanno cominciato bene, erano tutti sacerdoti, leviti, eccetera, eccetera, e poi si sono buttati in politica e sono nati i Sadducei, che era un ordine prettamente politico. Mi pare che i Sadducei vengano dai Maccabei, mi pare. Comunque,
È successo questo, questa storia. Tu non ti puoi mettere in politica quando qui la politica sta preparando e ha già preparato la strada, ormai possiamo dire la moquette, all'anticristo. Ormai è tutto pronto. Quindi noi proprio la politica zero, noi semplicemente stiamo raccontando i fatti. Noi non siamo pro nessuno sul piano politico, pro nessuno. Neanche pro Israele per quanto riguarda il piano politico, siamo pro Israele per quanto riguarda la nazione. Questo sì, perché è una nazione di Dio e noi benediciamo. Questo è un altro discorso, ma politicamente parlando proprio zero. Questo è importante. Quindi, torniamo a Riad, capitale degli... Scusate, sapete che quando inizio a parlare... capitale di Arabia Saudita. Trump, quando è andato in Riad, che appunto hanno fatto quella sorta di riunione, no? Che mettevano le mani sul globo Maga Maghella, tutte ste danze strane, eccetera, 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 si è incontrato con 52 rappresentanti islamici delle varie nazioni nel mondo. E di che cosa hanno parlato? In tutto questo c'erano due rappresentanti di spicco. Il primo è appunto il rappresentante numero uno del mondo islamico, arabo, attenzione, che sono i sunniti, quindi sono circa il 90% degli islamici sono sunniti, okay. Che si dice che sono quelli buoni, nel senso che non vanno in giro a fare guerre, vabbè, facciamo finta che sia vero, va bene, ok. E quindi tutti questi, ci sono stati fior di analisti geopolitici, eccetera, eccetera, che insomma hanno rilasciato fior di rivelazioni, insomma, chi ha seguito poi tutto quello che è successo. Poi noi quando parliamo di politica e di geopolitica, una delle regole principali è sentire l'opposizione. Per esempio, noi seguiamo molto determinati canali, non in italiano, che sono completamente antisemiti. Infatti ogni volta che li sento parlare, come diciamo a Roma c'ho Ormagone, mi verrebbe voglia di mettermela sotto a scrivere sotto i commenti e digliene 4, 5, 10, ma poi mi faccio forza, perché veramente commentare trovo il tempo che trovo, non serve a niente, anzi te fanno perdere un sacco di tempo. Poi alcuni non c'hanno niente da fare nella vita che mette a chattare. E voi sapete che noi proprio non amiamo chattare. Un conto che due, tre cose, qualche domanda e finisce là, è un conto è chattare, no. E quindi è buona regola mettersi a seguire soprattutto la controparte. E poi anche le parti a favore, e poi anche i giornali che soprattutto che non fanno parte di alcun sistema, giornalisti indipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. Per cercare un po' di capire la situazione, soprattutto cercando di capire quello che veramente sta succedendo, che poi alla fine quello che veramente conta è quello che succede, perché l'albero si riconosce dai frutti. Questo vale per tutto. Quindi sentendo un po', mettendo in pratica tutto questo che abbiamo appena descritto, vogliamo usare il condizionale, perché tutto sommato in geopolitica in questo ci hanno ragione quei satanisti gnostici, no? Che de certo c'è tutto e non c'è niente in politica, questo è vero in politica, ma il disegno, eccolo qui davanti a noi, a un certo punto c'è un disegno che si sta concretizzando, e guarda caso, e questa è una realtà assoluta, perché la Bibbia è la verità assoluta, la Bibbia lo aveva detto. Queste 52 nazioni, questi 52 rappresentanti di nazioni islamiche, che si sono visti
con Trump in Riyadh, che a capo, al loro capo, ci sono due figure molto emblematiche, molto significative, di primo ordine, che sono la prima in assoluto e il principe ereditario dell'Arabia Saudita, che non mi ricordo il nome, me lo so scritto qui da qualche parte, se lo trovo bene, se no pazienza. Allora, vediamo un po' se trovo sto nome. Dice: a noi non ci importa niente. Beh, c'è, sarà qualcuno che gli importa. Come si chiama questo qua? Dove sta? Eccolo qua. Mohammed bin Salman. Ho detto bene? Qualche... Ah, giusto, c'è il fratello Pietro che parla arabo. Fratello Pietro, correggimi. Mohammed bin Salman. E poi c'è il presidente di Egitto, generale Abd al-Fattah al-Sisi. Qualcosa del genere. Questo è l'arabo. Poi il fratello Pietro ci scriverà sotto: somaro, non sai parlare l'arabo. È vero, non so parlare l'arabo. Comunque, scusate la battuta. Voi lo sapete che ogni tanto, no? Se mi viene, mi viene. Allora, comunque, bando alle ciarle, perché tutto sommato c'è poco da ridere, da scherzare. Sono cose serie. E queste due figure, il principe ereditario di Arabia Saudita e, diciamo, il capo egiziano, appunto il generale, no, il generale Abd al-Fattah al-Sisi, che sarebbe il capo, il presidente, insomma, di Egitto, diciamo il presidente, chiamiamolo così, se volete, sono le due figure, diciamo, principali in questo momento. Per quanto riguarda gli arabi, beh, sono la figura numero uno nella zona. Perché? E beh, perché ci hanno tutto in mano, sia da un punto di vista anche di territorio, ma non solo, politico, geopolitico, geografico, economico, bellico. Sono una potenza economica formidabile, il petrolio poi che muovono loro è qualcosa di incredibile, e soprattutto sono anche strettamente intrecciati con gli Stati Uniti per motivi economici, e questo è un classico. Quindi, che cosa è successo tra Trump, tra gli Stati Uniti e tutta questa gente qua? Che a un certo punto questi qua, che non amano Occidente, non amano noi, non amano gli Stati Uniti, non amano gli ebrei, e per molte cose non hanno torto, per tanti aspetti non hanno torto, perché molte volte noi occidentali, qui apro una parentesi, puntiamo il dito, ma guardate che quello che noi gli abbiamo fatto a questa gente è grave, eh? Cioè noi nei secoli siamo andati là con la forza, abbiamo preso le loro terre, abbiamo preso la loro gente e gli abbiamo fatto del male, e tutti l'abbiamo fatto. Ecco qui che poi a loro volta anche loro hanno fatto altre cose. Vabbè, ma un male non giustifica un altro male. Cioè, il fatto che tu fai un male non vuol dire poi che io, siccome lui sta facendo un male, mo anche io faccio un altro male. Sempre la solita storiella. Quindi noi vediamo che il mondo, ecco qui che noi non siamo a favore di nessuno, in politica, in geopolitica, eccetera, eccetera, eccetera. Perché l'uomo è corrotto, tutte le nazioni sono corrotte, tutte, quante nazioni ci stanno nel mondo? 190, 6, 7, 8, quello che è, tutte sono corrotte. Tutte, chi in un modo, chi in un altro, tutte. Vabbè, fermiamoci qua. E che succede? A un certo punto fanno una sorta di alleanza, e siccome questa gente qua, ok, i sunniti muovono i fili in quella parte del Medio Oriente,
Poi parleremo anche dei sciiti, ma adesso fermiamoci ai sunniti. Muovono i fili, sono loro che poi gli Stati Uniti devono interpellare anche per fare determinate cose. A quanto pare, lì si è deciso quello che si è concretizzato adesso con gli Stati Uniti d'America, ovvero quello di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Allora, sicuramente qui le persone un po' informate cadranno dalla sedia e diranno: ma com'è possibile? Perché ebrei e arabi, pur essendo fratelli, perché noi sappiamo che, no, per Ismaele era il fratello di Isacco, e Esaù, vabbè, che non c'entra niente con gli arabi, però vabbè, è la parte di Edom, vabbè, Ismaele era il fratello di Isacco, però erano cani e gatti. Ecco, per ben due volte il Signore ha scelto Israele, nel senso che a un certo punto noi vediamo che c'era Isacco, c'era Ismaele, il Signore scarta Ismaele e sceglie Isacco. Poi arriva Giacobbe e c'era, fateci caso, è come se ci mettesse le mani qualcuno che vuole corrompere il disegno di Dio, e c'era Esaù, e il Signore interviene a gamba tesa, toglie Esaù per la seconda volta e sceglie appunto Giacobbe, che poi Giacobbe diventa Israele. Questo è qualcosa di profetico. Oggi Israele ancora è Giacobbe. Quando si convertirà, diventerà Israele, spiritualmente parlando, attenzione, anche se è Israele materialmente parlando, distinguiamo le due cose, vabbè, mo non creiamo troppa cosa. Quindi, che succede? Che in questo posto, in Riyadh, diversi mesi fa, il principe ereditario, erede di Arabia Saudita, insieme al presidente generale dell'Egitto e questi 52 rappresentanti di nazioni islamiche, a un certo punto, insieme, in accordo con gli Stati Uniti, tra le tante cose che hanno fatto, vendita di armi, tutti impicci loro, affari alla grande, vendita di petrolio, nulla osta per continuare ad attaccare lo Yemen, come stanno facendo gli arabi, vogliono addirittura attaccare l'Oman, che noi sappiamo la politica dell'Oman com'è, una politica che è completamente a favore del proprio cittadino, eccetera, eccetera, eccetera. Tra le tante cose, loro dicono: attenzione, qui però noi abbiamo un serio problema, e per risolvere questo problema, che adesso parleremo di questo problema, dobbiamo usare una tattica, e la tattica è Israele. Allora, per risolvere questo nostro problema, facciamo che intanto voi, che siete gli Stati Uniti di America e che siete, diciamo, il punto di riferimento per quanto riguarda il capitalismo, il mondo occidentale, no? Dagli Stati Uniti, che ne so, loro hanno fatto i Levis, tutti quanti i Levis. Loro hanno fatto una cosa, hanno fatto il capitalismo, tutti il capitalismo. Da dove il Signore, qual è la nazione che ha usato per il risveglio evangelico del pentecostalismo, che siamo diventati 700 milioni? Dagli Stati Uniti. Tutto è nato da lì. Quindi gli Stati Uniti sono un punto di riferimento importante. Quindi è molto simbolico. E allora loro hanno detto: sai che c'è, fate un po' in modo che quella legge che voi avevate fatto nel 1995 finalmente non venga più bloccata ogni 6 mesi, e riconoscete, intanto iniziate a riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. È lì che questo disegno ha preso piede, in verità. Tutto punta lì.
A dire queste cose sono stati fior di analisti, politici, eccetera, eccetera, eccetera. Ora noi ci facciamo la domanda del milione, però. Cioè, questi sono i frutti, poi alla fine i frutti si sono visti. La domanda del milione è: perché il mondo arabo musulmano islamico, avverso al capitalismo, al cristianesimo e soprattutto ai loro fratelli, perché so fratelli, Ismaele e Isacco so fratelli, volente o nolente, so fratelli, de sangue, per parte di padre, e infatti la madre, Agar, era egiziana. E infatti vediamo che in questa storia qua i primi in questo disegno sono stati arabi e egiziani. La storia si ripete sempre, questo lo dice la Bibbia, chi ci segue sa queste cose. Ecclesiaste 1.9 e 3.15. Allora, perché nonostante questi suoi fratelli li odiano a morte, gli hanno fatto sto fioretto? Domanda. Noi diciamo, quando il diavolo dà liscia, dirà il cattolico, chiama il prete e fatte di la messa, perché è arrivata l'ora tua, visto che ci sono molti cattolici che ci seguono. De certo non è per magnanimità, perché sono magnanimi, scusate. E perché hanno fatto questo? Ma è molto semplice, qui ci arriviamo un po' tutti, perché noi sappiamo che il mondo del Medio Oriente, il mondo islamico, è diviso in fazioni, gruppi, eccetera, eccetera. Per farla breve, i due principali gruppi, le due principali colonne del mondo islamico sono sunniti e sciiti. Oh. E quindi questi sono i sunniti. Gli arabi sono i sunniti. Ma chi sono i sciiti? I sciiti sono la spina nel fianco dei sunniti, e sono i persiani, che poi oggigiorno hanno cambiato il nome Persia in Iran, ma fino a poco fa si chiamava Persia. Nella Bibbia troviamo appunto il nome o Persia o Elam, Elamiti, che non sono arabi. Attenzione, non sono arabi. Ci sono tante profezie, sia sulla Siria che sulla Persia, e noi abbiamo fatto dei video che noi veramente vi consigliamo di vedere, dove viene profetizzato nella parola di Dio che queste due nazioni sarebbero state distrutte, che ci sarà una guerra con Israele e queste nazioni qui, non solo queste. Ma adesso parliamo della Persia o dell'Iran. Questi sono sciiti e sono nemici dei sunniti. E il mondo sunnita, il mondo arabo, il mondo egiziano vuole distruggerli, perché non gli permettono di governare tutto, non gli permettono di avere il potere assoluto. Anzi, hanno una forza bellica spaventosa costoro, e devono stare pure attenti, perché con l'Iran non c'è se gioca. Non c'è se gioca. Interessante notare anche il cervello che hanno i persiani. È un cervello fino, non è gente ignorante. Non so capri, sono intelligenti questi, molto intelligenti. Voi sapete che l'anticristo sarà l'uomo più intelligente della terra mai esistito? Solo Gesù è stato infinitamente superiore a tutti, perché lui è stato, però quando era nel corpo era vero Dio.
Addirittura dice la scrittura che l'anticristo sarà 10 volte superiore in intelligenza a Daniele il profeta. Pensate, lo paragona a Daniele come 10 volte superiore, come intelligenza. Wow, lo dice la scrittura. Ma adesso non vi facciamo vedere i passi perché esula da questo oggetto. Ma è così, non ci inventiamo niente, controllate le scritture. Le conoscete le scritture? Dice, so giovane nella fede. Se sei giovane nella fede, allora va bene, giusto? Però adesso è sulla dal presente oggetto. E quindi questa gente qua vuole creare il, come per usare un termine forse più corretto possibile, vuole creare un pandemonio. Un pandemonio. L'ironia, se ci concedete questa parola, l'ironia è che tutto questo che noi stiamo vedendo, che è un discorso altamente satanico e diabolico, non fa altro che adempiere tutte le profezie bibliche. L'uomo, olente o nolente, ha sempre messo in pratica le profezie della parola di Dio. Ecco perché noi, in virtù di queste profezie, ci stiamo preparando per quel giorno. E le persone che non credono a queste profezie, che dicono a me chi mi dice che Dio è Dio perché ci sono le profezie, perché so capre, parliamo dei gnostici, che sono veramente delle capre, capre, ma è dir poco, una capra è meno capra di un capro gnostico, scusate, gioco di parole, no? Poi una rovina piomberà su di voi, ma adesso andiamo a concludere questa parte geopolitica. Stiamo facendo un po' di analisi. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Siamo nel giusto? Ci siamo sbagliati? Vabbè, pazienza. Se ci siamo sbagliati, ci siamo sbagliati. Non è Bibbia, è geopolitica. Però per conoscere le profezie bibliche, per vedere se queste si sono adempiute, tocca studiare la storia e seguire gli eventi intendenti dei tempi, dice l'Antico Testamento. C'erano degli uomini che erano intendenti dei tempi. Cioè uomini che facevano questo. Noi nel nostro piccolo è come ultima ruota del carro, perché siamo veramente dilettanti allo sbaraglio, nel nostro piccolo cerchiamo di fare quello che possiamo da ignoranti. In questo veramente siamo proprio ignoranti. Quindi cercate di venirci incontro. Questo è il quadro, queste sono le notizie. Quindi vogliono creare un pandemonio, perché creando un pandemonio, e qui cominciamo a porre delle domande, cosa vogliono fare questi? Vogliono mandare avanti, perché allora riconoscendo, andiamo per settori, riconoscendo Gerusalemme come capitale di Israele, degli ebrei, e scartando i palestinesi in tutta questa storia, tutto il mondo musulmano si solleva, tra l'altro si è pronunciato contro anche il presidente egiziano, falso ipocrita, prima sei stato lì in Riyadh con il principe degli Stati Uniti, avete fatto sto marchingegno e poi di dietro fai un'altra faccia, no, che scandalo, noi siamo contrari. Vedete com'è ipocrita la politica? E poi c'è la gente cristiana che va a fare politica, riprendo il discorso. Vabbè. Quindi, facendo tutto questo e andando a toccare i palestinesi, vanno a toccare Iran, a mettere il dito, no? Nel fianco dell'Iran, di Iran. Eccetera, eccetera, eccetera. E quindi da questo momento in poi, chi sta lì in prima fila? Gli ebrei. Come dire, che vogliono fare questi? Sappiamo che la profezia parla che ci sarà una guerra tra Israele e Iran e che Iran sarà distrutto e che i profughi di Iran, proprio per questa distruzione che si concretizzerà, andranno in tutto il mondo. E poi che faranno questi profughi che andranno in tutto il mondo? Il terrorismo. Ma non solo,
con Iran, quando tocchi Iran, chi tocchi? Gog e Magog, Ezechiele 38, Russia. Cioè, qui si sta concretizzando quella che è la piattaforma della terza guerra mondiale, la venuta dell'anticristo, e quindi siamo a un batter d'occhio dal rapimento della Chiesa. Ma andiamo piano. Vogliamo rimanere in termini geopolitici. Vediamo un po'. Allora, fammi vedere. Tra l'altro, ecco, questo non l'avevo detto. Israele, nel 1948, quando mise piede nella propria terra, deliberò uno scritto dove diceva che tendeva la propria mano agli arabi in amicizia e solidarietà. La risposta araba è stata quella di attaccare gli ebrei subito, e da lì si forma la guerra, la cosiddetta guerra di indipendenza. Avendo vinto in modo miracoloso gli ebrei, che a un certo punto c'è storie che avevano quattro fucili, quattro carri armati, non c'avevano niente, a un certo punto venivano attaccati, non avevano le bombe per sparare ai loro nemici, mettevano gli altoparlanti, mettevano le pentole, il cucchiaio, facevano finta, fanbotto finto, cose allucinanti, ci sono storie allucinanti, come tutte queste coalizioni arabe contro pochissimi uomini disarmati, completamente con pochissimi fucili, se voi vedete quanti fucili avevano, erano contati, hanno vinto. E poi dicono che Israele non è popolo di Dio, ma questa... Adesso andiamo piano. Quindi vincono sta guerra, non si sa come, noi lo sappiamo, per la potenza di Dio, e nel 1950 gli ebrei fanno, legiferano la capitale di Israele, appunto Gerusalemme, anche se non ci potevano mettere piede, perché c'erano gli islamici, e gli islamici dicevano, dicono ancora oggi, nei nostri luoghi sacri, gli ebrei, se entrano, li ammazziamo. E anche i cristiani, non dappertutto, ma in molte situazioni, non li fanno entrare. Adesso ci arriviamo piano piano. Che succede? Che passano gli anni, gli ebrei non potevano entrare, o forse in alcune parti sì, ma moltissime altre parti no. Sa, prova? Sì. No, stavo vedendo se stavo registrando. Fammi vedere. Perché sennò parlo ore e ore e ore e parlo da solo, non mi pare il caso. Vabbè. Sto registrando. E, passano gli anni e arriva il 1967. Nel 1967, un'altra volta, oltre che tante altre guerre ci sono state, ma una forte coalizione di quattro regni più altri, tra cui c'è anche gli yemeniti, mandarono dei soldati clandestini, insomma, eccetera eccetera eccetera, attaccano Israele nuovamente. Israele che fa in inferiorità numerica paurosa, in sei giorni distrugge quattro nazioni, almeno quattro, più altri 4-5 che avevano mandato, appunto, non in maniera ufficiale il proprio esercito, ma c'erano, insomma, dei clandestini, tra cui gli yemeniti, che venivano da queste nazioni. In sei giorni distruggono tutti. Interessante notare che la battuta, tra virgolette, recita: lo fecero in sei giorni perché la legge dice che il settimo giorno è Shabbat e ti devi riposare. Casualità? Giudichi l'ascoltatore. E quindi è stata un'altra guerra vinta in modo miracoloso, che spesso tu senti in giro che si dice che Israele l'ha persa, ma infatti l'ha talmente tanta persa che nel 1967 conquistano Gerusalemme fisicamente. E
conquistano una infinità di territori. E tu mi insegni che se vieni attaccato e vinci e conquisti i territori, quelli poi ti appartengono, o no? Perché gli ebrei hanno sempre subito attacchi, sempre. Poi hanno vinto e hanno conquistato territori. E poi la gente si arrabbia con gli ebrei. Ah, pure, oltre che mi vieni a menare, io mi difendo, ti conquisto i territori, e poi io sono strano. Vabbè, noi sappiamo che ormai l'antisemitismo è alle stelle. Comunque, questa è storia, eh? Poi se non la vuoi accettare, non l'accettare, ma che Dio te benedica. E quindi a quel punto, nel 1967, loro nel 1950 avevano già fatto capitale Gerusalemme, e ogni nazione ha il diritto di fare la propria capitale dove gli pare. Quindi a quel punto spostano da Tel Aviv tutte le istituzioni pubbliche principali, a cominciare dallo Knesset, che sarebbe il Parlamento, insomma il Senato, i ministeri, tutto lo spostano a Gerusalemme. Tutto qua, molto semplice, non è stato, come dire, difficile. Allora, nel 1900, non mi ricordo se 86 è stato, quello che gli ebrei hanno legiferato nel 1906-86, quello che Israele ha fatto è quello di aggiungere Gerusalemme nel proprio territorio di Israele, perché voi sapete, con le varie risoluzioni antisemite ONU, l'ONU è altamente antisemita, al 100% antisemita, non solo l'ONU, anche, purtroppo mi dispiace dirlo, anche i papi sono stati tutti antisemiti. Infatti, noi sappiamo la dimostrazione di questo, perché sennò qualcuno ci può dire che parliamo male. No, la dimostrazione che i papi sono stati e sono antisemiti è molto semplice. Qualsiasi cristiano sa che Gerusalemme appartiene agli ebrei come terra, anche perché noi cristiani qui in terra non abbiamo dimora fissa, siamo pellegrini, noi siamo cittadini del cielo, non siamo cittadini della terra. Noi qui non abbiamo casa stabile, ma abitiamo in tende. Noi qui non siamo nazione, siamo popolo di Dio, mentre invece Israele e gli ebrei sono sia popolo di Dio come noi, ma a differenza di noi sono anche nazione. Una nazione ha una moneta, un territorio, un presidente, un'economia propria, una geografia propria, una capitale propria, un parlamento proprio, quello che te pare. Noi cristiani non siamo nazione, non abbiamo una terra, una geografia, una moneta, ma veniamo da tutte le nazioni e siamo un popolo pronto per essere rapito ed essere portato via dal mondo. E non andiamo qui a cercare case, dimore fisse, nazioni. Quindi, chi ha seguito la storia, i papi, appunto nella storia, hanno sempre voluto spostare la propria sede, la propria, come dire, capitale, da Roma a Gerusalemme, per impossessarsene, prenderne possesso, usurpando così quello che è degli ebrei. E questo va contro la parola di Dio. Ma questa è un po' un'altra storia. Se lo volete accettare, se non lo volete accettare, non lo accettate. Qual è il problema? Bene. Insomma, il quadro geopolitico è questo. Che altro possiamo aggiungere? Non lo so. Non mi viene niente in mente. Pertanto vado a attivare la navigazione. Allora, così navigate con noi. Ecco, ok, allora da questo momento ci troviamo, questo lo mettiamo qui e attiviamo, tadam, ecco qua. Ok, ci troviamo nella parola punto net. Allora,
parola.net, ok, andiamo un pochino più qua e ce la teniamo pronta. Ok, da questo momento poi, così, quando dovremo leggere la parola di Dio e vogliamo un po' andare a chiudere, la leggeremo. Allora, adesso abbiamo finito il discorso geopolitico, entriamo nel discorso biblico e quindi profetico e quindi escatologico. Quindi quelli che non sono, come dire, che non vogliono sapere niente di queste cose, potete tranquillamente andare a leggere. Nessuno è obbligato a sentire parlare delle cose di Dio, sì, è un onore. Quindi grazie per averci seguito fino a qui e che Dio vi benedica. Adesso rimaniamo tra di noi, tra fratelli e amici. Allora, cari fratelli e amici, tutto quello che diremo, leggeremo nella parola di Dio, lo diremo, lo leggeremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Cari fratelli e amici, ci troviamo in un momento profetico, altamente profetico. Come già detto, se noi andiamo a vedere questa cosa qua, che gli Stati Uniti di America hanno riconosciuto Gerusalemme nel 2017, è altamente significativo, perché nel 2017 si è concretizzato appunto il 70° anno, se partiamo dal 47, oppure se partiamo dal 48, diciamo il 69° anno, ma tutto lascia pensare, da quello che stiamo vedendo, che Dio sta tenendo conto, a quanto pare, questo lo mettiamo al condizionale, del 17, cioè del 47, quando si è fatta proprio la risoluzione ONU 181. Quindi si sono compiuti 70 anni e la parola di Dio dice nel Salmo 90 verso 10 che la generazione sarebbe dura dai 70 agli 80 anni. Dico questo per appunto la profezia sita sia in Matteo che in altri Vangeli, ma soprattutto noi prendiamo un riferimento da Luca 21 perché è quello che più dove ci troviamo meglio, insomma. Noi poi altri prendono Matteo, ma sono la stessa profezia, però puoi prenderne una piuttosto che un'altra, insomma. Noi utilizziamo sempre quella di Luca 21, ci troviamo più a nostro agio, e gloria a Dio. E quindi se no potete andare in Matteo 24, insomma, quello che è. Oppure anche altri Vangeli, ma quello che ci interessa è che siccome Luca 21 parla di una generazione, la generazione appunto Salmo 90 verso 10 parla di 70-80 anni, questa cosa si è concretizzata esattamente 70 anni dopo. È una data altamente simbolica, spirituale, molto 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 forte. Interessante notare anche l'anno che ci troviamo per quanto riguarda il calendario ebraico, che ci troviamo nel 5777. Wow, sarà un caso? Secondo il calendario ebraico, da quando è stato fatto l'uomo sulla faccia della terra, facendo il conteggio cronologico biblico, sono passati 5777 anni. 5777. Non dice niente 777? 3 volte 7? Il 7 è il numero di Dio e anche il 3. Rappresentano la sua Trinità. In questa situazione che si è concretizzata il 6 dicembre dell'anno in corso, quindi 3 giorni fa, del 2017, l'ONU si è schierata contro e hanno votato contro 151 nazioni su un totale di 190 e rotte nazioni. Quindi più del 70%, più dell'80% lo circa, hanno votato contro.
L'UNESCO, che voi sapete che l'UNESCO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, gloria a Dio, per la cultura, per la scienza, cultura, ha detto, pensate che cultura che c'ha sta gente, che non riconosce Gerusalemme come città da collegare agli ebrei, in quanto da un punto di vista storico non ci sono prove che gli ebrei sono collegati con Gerusalemme. Questo lo ha detto l'UNESCO e ha fatto sì che gli Stati Uniti, questo è successo poco fa, si togliessero dall'UNESCO e anche gli ebrei. È come se a noi romani ci dicessero che da un punto di vista storico noi romani con Roma non c'entriamo niente e che quelli che c'entrano con Roma sono, che ne so, i filippini, i giapponesi, i cinesi, i colombiani, i vatte la pesca. Terribile, terribile. L'antisemitismo sta andando alle stelle, alle stelle. Tutte queste cose sono state profetizzate. Abbiamo fatto un video intitolato Terza Guerra Mondiale, dove parliamo dei 40 segni che ci dicono che ci troviamo negli ultimi giorni, previo rapimento della Chiesa, e che uno di questi 40 segni, che poi sono circa 100, ma noi ne abbiamo portato solo 40 in quel video, uno di questi segni è proprio l'antisemitismo. Quando la parola di Dio parla delle nazioni, questa parola si è concretizzata con l'ONU. Interessante notare, vado qua, allora, queste sono le nazioni del mondo, clicchiamo qua, andiamo qua, Nazioni Unite, eccolo qua, questo è il sito ufficiale delle Nazioni Unite. Adesso ve lo facciamo vedere, però per chi segue un po' l'ambiente internazionale, non so se voi vi ricordate, voi quelli che andavano in questo sito anni fa, ma fino a pochi anni fa, qui sulla sinistra si trovava una frase che diceva pace e sicurezza. Ve lo ricordate? Ci sarà qualcuno in mezzo a tutti quelli che vedranno sto video che si ricordano sta cosa? C'era! Ad ogni modo l'hanno tolta, strano. Chissà perché l'hanno tolta. Questo è il sito delle Nazioni Unite. Ad ogni modo, poco conta. Perché se noi andiamo qua, tadam, cioè qual è il loro scopo, cosa fanno loro, è questo, mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Ecco qua, ti è. Famolo più grande. Eccolo qua, pace e sicurezza nel mondo. Che poi hanno sempre fatto l'opposto, ma questa è un'altra storia. Eccolo qua. Pace e sicurezza. Questa qua, Peace and Security, la trovavi nell'home page, qui, qui in alto sulla sinistra. Adesso rimaniamo qua. Dice la scrittura in Tessalonicesi che quando diranno pace e sicurezza, subito d'improvviso verrà loro addosso una rovina. Questa profezia ha iniziato a trovare il suo compimento nel 1945 con la creazione dell'ONU delle Nazioni Unite. E da allora una generazione passa, dice Luca 21, dal 29 al 34-35, dove parla del fico, che è l'orologio di Dio, il fico è Israele, di queste cose ne abbiamo già parlato, quindi non ci torniamo sopra, se no facciamo i video uguali. In qualche parte, in tanti video ne abbiamo parlato.
Non chiedetemi dove, perché io poi faccio i video e mi scordo dove ho parlato di questo, dove ho parlato di quello, veramente non saprei dirvi. Infatti quando mi fanno delle domande che mi scrivono, che ci scrivono, dico nel video tot che volevi dire? Fammi la domanda ex nova, perché io non mi ricordo manco quello che ho detto in quel video, salvo alcuni video di riferimento tipo Terza Guerra Mondiale, rapimento della Chiesa, ma poi tutto quello che ho detto là dentro solo Dio sa, perché io non mi ricordo più niente. Quindi fatemi le domande ex novo e allora vi rispondo direttamente. Quindi Prima Tessalonicesi, quando parla di pace e sicurezza, trova il suo adempimento, il primo adempimento, con le Nazioni Unite. Appunto, pace e sicurezza. E invece la Bibbia dice, quando diranno pace e sicurezza, una rovina piomberà loro addosso. Come abbiamo visto, ...151 nazioni dell'ONU hanno votato contro questa cosa qua. Se voi ci fate caso, durante i decenni che c'è l'ONU, hanno sempre fatto risoluzioni su risoluzioni su risoluzioni su risoluzioni, sempre contro gli ebrei. Gli ebrei sono sempre stati attaccati, si sono sempre difesi. I palestinesi, che noi rispettiamo, ma hanno un governo che è un governo terrorista. Quindi una cosa è il popolo palestinese, se così lo vogliamo chiamare, che poi non so, sono arabi, ma questa è un'altra storia, e una cosa è il governo palestinese, e si è sempre concretizzato, cominciando da Yasser Arafat, come un governo terrorista. Yasser Arafat ha ammazzato più gente lui, e poi gli hanno dato il premio per la pace, ha ammazzato più gente lui che un altro po' Stalin. Le domande per chi dice che i palestinesi sono un popolo e che vengono dal passato, che non è vero, perché poi i filistei sono completamente spariti da un punto di vista storico. Infatti le domande che vengono fatte ce le siamo anche scritte. Allora, se nel passato è esistita una nazione chiamata Palestina, noi abbiamo fatto 16 domande che già sono state fatte, quindi non è roba nostra, noi ne abbiamo aggiunte alcune che sicuramente già saranno state fatte anch'esse da qualcun altro, però insomma qui nessuno ha scoperto l'acqua calda, quindi non si tratta di qualcosa che è nostra, insomma sono cose che vengono spontanee. Poi allora la prima domanda è, allora la Palestina, se esiste il governo palestinese, quando è stato fondato? Nella storia, perché loro dicono che sono ancestrali. Allora, nella storia, quali sono quei documenti, quei reperti archeologici, quelle pietre miliari che dimostrano che un giorno è stata fondata la nazione della Palestina? Prima domanda. Seconda domanda, da chi è stata fondata? Terza domanda, quali sono state le frontiere nella storia, nei secoli, nei millenni della Palestina e dei palestinesi? Qual è stata la sua capitale? Qual è stata la sua moneta? Dove risiedeva il suo parlamento? Qual era la sua banca nazionale e come si chiamava? Nella storia, nei secoli, nei millenni. Qual era il suo poligrafico? Questa è nostra. Quali erano le città ad essa connesse, le città principali? Qual era la sua economia? Qual era la sua forma di governo, democratica, comunista,
monarchia, socialismo, quello che ti pare. Si può citare almeno un leader nella storia che non sia appunto Yasser Arafat, nella storia, nei secoli, un leader palestinese? La Palestina è mai stata riconosciuta nell'antichità come nazione? Ci sono documenti, reperti archeologici che dicono questo? Che lingua era il palestinese? Qual era la loro lingua? Qual era la loro religione principale? Se oggigiorno l'antica Palestina non esiste più, allora qual è stata la causa della loro pseudo scomparsa? Queste e chissà quante altre domande potrebbero scaturire, sono le domande che ogni persona obiettiva si pone. Quindi, una cosa sono i palestinesi che in questo momento vengono perseguitati dai propri governanti, perché voi non seguite le cose, e come vengono presi, vabbè, mo adesso non vogliamo entrare troppo in questo perché entriamo in polemica. Ma il governo attuale palestinese è un governo terrorista, assolutamente. Ma potremmo appunto dimostrarvelo, entrare un'altra volta in politica, ma non è questo lo scopo. I palestinesi sono il pretesto arabo per destabilizzare Israele, e le Nazioni Unite prendono i palestinesi come pretesto, ecco perché li tengono confinati, perché quando i palestinesi hanno cercato di fuoriuscire dalla Palestina e entrare nei mondi arabi, sono stati massacrati dagli arabi e gli arabi gli hanno chiuso le porte. Questo non si dice, no, perché c'è l'antisemitismo e allora il punto è distruggere e andare addosso gli ebrei. Siccome gli ebrei sono collegati con la Torah e con la Bibbia e la gente odia tutto ciò che è Bibbia, è chiaro che chi odiano di più sono cristiani ed ebrei. E occhio, sia agli ebrei che a noi cristiani, a voi ebrei vi dico, quando perseguitano noi, ma voi sapete, penso, le cose, quando perseguitano noi cristiani, occhio perché dopo tocca a voi, e dico ai nostri, quando perseguitano gli ebrei, occhio perché dopo tocca a noi, occhio, vuoi o non vuoi, noi veri cristiani, non parlo dei cattolici, mi dispiace essere così franco, ma il cristianesimo esula dal cattolicesimo, dall'essere evangelico, da tutto questo, anche se la denominazionalismo è satanico, quindi noi ci siamo in qualche modo confinati in una denominazione, ma non per scopi salvifici. Il vero cristianesimo, ok, è collegato, vuoi o non vuoi, con la Bibbia e non ai fini salvifici, ma per molti altri fattori è collegato con Israele. Una su tutte, un esempio su tutti, è la persecuzione. Quando tu vedi che perseguitano un ebreo, a parte che lo devi aiutare, come ha fatto la mia famiglia nel dopoguerra, che li difendeva e li nascondeva, gloria a Dio, è un onore, un orgoglio per me dire queste cose, gloria a Dio. E io non sono ebreo, però insomma ho anche un cognome ebreo, ma non sono ebreo. Quindi noi dobbiamo difendere gli ebrei e li dobbiamo aiutare. Poi che loro non sono salvati e glielo dobbiamo dire, gli dobbiamo predicare la verità, quello è un altro discorso, noi lo diciamo, gli ebrei non sono salvati, punto. Tu sei ebreo, te ne vai all'inferno con tutte le scarpe, ma non per questo non ti devo riconoscere come popolo di Dio, come dice la scrittura, non ti devo dare una mano e non ti devo amare e non ti devo benedire dicendo appunto che Dio ti benedica, come dice la scrittura. Cioè, distinguiamo, e però te denuncio come apostata, come uno che va contro appunto l'Evangelo di Gesù Cristo e quindi sei un anticristo. Queste sono cose diverse.
eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è molto importante, tutto questo. Quindi noi dobbiamo riguardare al fico, come ha detto il Signore Gesù in Luca 21. Luca 21, dal 29, il Signore Gesù ha detto, lo sta, 29, disse una similitudine, riguardate al fico, il fico a Israele, ne abbiamo già parlato. Quindi la Chiesa deve riguardare al fico, ecco qui che la Chiesa, vuoi o non vuoi, è collegata a Israele, non per motivi salvifici, perché noi siamo salvati in virtù della morte e della risurrezione del Signore Gesù Cristo, ma noi dobbiamo riguardare al fico, a Israele, e siamo collegati perché lui è l'orologio di Dio e guardando Israele conosciamo i tempi. Ci sono tante cose che ci collegano a lui, a Israele. Gloria a Dio. Vogliamo un po' andare a chiudere. Quindi, in questo momento, 152 nazioni hanno votato contro questa cosa qua che è stata fatta, dimostrando così che Zaccaria, capitolo 12, capitolo 13 e capitolo 14, avevamo intenzione di leggerli tutti e tre, ma visto che è un botto di tempo che stiamo a parlare, non li leggiamo, leggeteli nelle vostre case, vogliamo andare a chiudere. Zaccaria 12, 13 e 14 parla di antisemitismo della fine dei tempi, che Israele sarebbe diventata una nazione alla fine dei tempi e che avrebbe posseduto un esercito e che sarebbe stato o l'esercito o uno degli eserciti più forti e potenti al mondo. Ditemi voi se oggi queste cose non si sono adempiute. E non solo, dice tante altre cose. E ti dà anche la data quando dice il termine in quel giorno o in quel tempo, si riferisce agli ultimi giorni, ai nostri giorni. Matteo 24, Geremia 30, dal 3 al 7 e Geremia 25, dal 17 a finire, dovrebbe essere 34 verso 35. Leggetevi questi passi. Tra l'altro, da un punto di vista storico, c'è una sorta di trinità. Se lo volete accettare, nel 1948 c'è stato il rimpatrio, nel 1967 c'è stata la conquista di Gerusalemme e nel 2017 c'è stato il primo riconoscimento del mondo gentile della sua capitale, 3. Netanyahu ha fatto un discorso dopo questa cosa che hanno fatto gli USA, gli americani. Nel discorso Netanyahu, chi lo ha seguito, Netanyahu è il premier ebreo, per chi non lo sa. Netanyahu, che Dio ti benedica, ha fatto un discorso, e in questo discorso tutto contento, mo tutti gli ebrei sono contenti. Ai ai ai, mo ve dico perché c'è poco da essere contenti. Ha detto minimo 3 volte la parola pace. Quello che viene non è pace, è guerra e non solo, terrorismo e non solo, catastrofi ambientali e non solo. Donald Trump non ha fatto altro che aprire, anzi spalancare, le porte all'anticristo. Ecco qua. A quanto pare l'ultimo patto, da quello che
si evince, non lo farà l'Anticristo. Sarà fatto prima e l'Anticristo lo ratificherà, ovvero lo confermerà. Confermare significa che già è stato fatto. Qual è il patto? Wow. Ha a che fare con i palestinesi? Israele? Probabilmente sì, tutto punta in quella direzione. La Chiesa lo vedrà questo patto fatto? Non lo so. Ma stiamo vedendo gli eventi. Trump ha spalancato la porta all'Anticristo. Ezechiele 38, quando succederà la Gog e Magog, la battaglia di Gog e Magog di Ezechiele 38? E non quella dell'Apocalisse 20 o 19, no, 21, scusate, o 20, non mi ricordo. Quelle sono Gog e Magog diverse, quello è dopo il millennio. Qui siamo Gog e Magog prima del millennio. E c'è Russia a capo. Quando succederà Gog e Magog? Nessuno lo sa. Qualcuno dice previo rapimento della Chiesa, qualcun altro dice subito dopo il rapimento, qualcuno dice contemporaneamente, qualcun altro dice a metà. Ma io l'avevo vista un po' sta cosa, avevo preso una posizione, ma in questo momento mi sfugge perché stiamo navigando un po' a vista. Mo dovrei prendere Ezechiele 38, leggerla un po' tutta insieme a voi e ci porta via tempo. Il Salmo 83, per chi non lo sa, è un salmo profetico e parla delle nazioni degli ultimi giorni che si sarebbero riunite per come si dice, non mi viene la parola in italiano. Allora, Salmo no, 83. Allora, vabbè, diciamola così, prendere consiglio sotto la tavola, sotto banco, capito? Fare le cose sotto, contro Israele, e ti dà una marea di nomi. Eccetera, eccetera, eccetera. Ecco qui ulteriormente descritto l'antisemitismo da parte del mondo e del mondo islamico anche, così come Zaccaria 12, 13 e 14. Ci troviamo con questa cosa qua, è stata messa, altro che la quinta marcia, qui è stata messa la settima marcia. Ci troviamo a un passo dal rapimento della Chiesa. I cataclismi aumenteranno, le guerre, terrorismo, promiscuità sessuale, omosessualità. Noi pensiamo che, questo è qualcosa che penso io, che le malattie infettive per contatto sessuale aumenteranno a dismisura. Questo è qualcosa che penso io. Speriamo di sbagliarci. Ma è quello che vediamo. Il movente numero uno, il segno numero uno è Israele, e subito dopo dietro la Chiesa si è freddata, sta in apostasia. Ne sta parlando la Chiesa di quello che sta succedendo nel mondo? Domanda. Al 99% no. Oggi la Chiesa, che è chiamata a giudicare, non giudica più. Sentite, fateci caso, tutti dicono io non giudico, capra, bravo. Scusate. Prima.
Corinti, quattordici. Ah, giusto, sto mettendolo nel posto sbagliato. Scusate. Ok, adesso sì. Quello che si fa nella Chiesa è parlino due o tre profeti e gli altri giudichino. Oggi tutti quanti in nome di Matteo 7.1 e Romani 2, no, io non devo giudicare. No, se tu non giudichi, allora non giudicare quello che io sto dicendo e bevete tutto così. Oggi la Chiesa sta dicendo addirittura io non giudico, io giudico invece. Giudicare non è condannare, predicare e denunciare non è condannare. L'apostasia nella Chiesa, la Chiesa non sta avvertendo, se dice la parola di Dio di provare gli spiriti. Vai dal tuo pastore e dai tuoi anziani e chiedigli cosa ne pensa di quello che sta succedendo in Gerusalemme, se la Chiesa sta per essere rapita, se la Chiesa passerà per la grande tribolazione, se la Chiesa sta in apostasia, se la Chiesa sta dormendo, se stanno sia il pastore che gli anziani stanno annunciando queste cose, stanno instando la Chiesa a prepararsi, prova gli spiriti. Dice che vuoi mettere divisione? Io voglio mettere divisione, io ti voglio allertare. Dice la Bibbia che negli ultimi giorni, lo dice Paolo a Timoteo, gli uomini saranno amanti del denaro. E tutto quell'elenco di cose brutte che non parla del mondo, ma parla della Chiesa, perché dici aventi l'apparenza della pietà. Il mondo non deve apparentare la pietà, il mondo bestemmia Dio apertamente. È la Chiesa che deve, ovvero l'empio, deve apparentare, avere la pietà. Il mondo no, il mondo bestemmia apertamente, fanno i video dove buttano le Bibbie, bruciano le Bibbie perché sono pazzi psicopatici. Poi dopo che l'hanno buttata nel cassetto dell'immondizia 20 volte, la tirano fuori perché sono psicopatici e si mettono a predicare quello che c'è scritto lì a modo loro. Pensate, gente che sta completamente oltre i confini della realtà, da un punto di vista intellettuale, razionale, eccetera, eccetera. Quindi l'apostasia è il segno che segue l'orologio di Dio Israele. E con questo concludiamo. Basta parlare. Ok. Allora, cari amici, in ascolto. Questo è stato il video, speriamo che questo video sia utile a qualcuno, fate girare i nostri video se volete, condivideteli, create playlist, scaricateli e ricaricateli con titoli diversi ovviamente, così è meglio, se siete d'accordo. Se non siete d'accordo, giusto, ognuno. È libero di pensarla come vuole. Se abbiamo commesso errori dottrinali, fateceli presenti, errori oggettivi ovviamente. Se qualcuno mi viene a scrivere sotto non c'è Trinità, manco ci perdo tempo a rispondergli, dipende, c'è modo e modo. Cari amici e fratelli, è tempo di riguardare in alto,
È tempo di rallegrarci. Le cose che verranno sulla terra sono terribili, ma lo Spirito Santo ci ha detto di non temere, di non aver paura. Gloria allo Spirito di Dio. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Non abbiamo timore, fortifichiamoci nel Signore. Il Signore molto presto suonerà la tromba, perché la Chiesa non sta aspettando la venuta di Cristo, che è la seconda venuta. La Chiesa sta aspettando il rapimento della Chiesa, che avverrà 7 anni prima, e gli apostati aspettano l'anticristo per passare tutta la tribolazione qui sulla terra. La Chiesa di Cristo invece sta aspettando il rapimento della Chiesa, che avverrà prima della grande tribolazione, e poi il mondo entrerà nella grande tribolazione. Quindi rallegriamoci, perché Gesù molto presto ci raccoglierà e ci porterà a casa, perché noi, come già detto, non viviamo, non siamo di questo mondo, noi non siamo del mondo, anche se siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, noi siamo pellegrini e avventicci. Alleluia, gloria a Dio. Grazie per averci seguito fin qui. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti, e se il Signore vorrà, ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.